voglio ricordare gli amici di Caserta, di Salerno, cioè, quando uno dice Napoli dice la campagna, c'è poco da fare, ecco. Certo. Chiamatemi, come si chiama, Passoni? È il Roberto, manager di Roberto Passoni. Roberto. Ovviamente non dire che sei su Radio Marte, ed è perché a me piace che si pensi che sia una telefonata di un libero cittadino, di un libero pensante. Sì, io sono responsabile di un movimento civico, quindi ci mancherebbe altro. Vai, chiamatemelo, facciamo sta cosa. Pronto? Sì, buongiorno, sono Angelo Forgione, sono il rappresentante del movimento Vanto, cioè valorizzazione autentica napoletanità a tutela dell'orgoglio. La chiamo in merito a un'esternazione del signor Brachetti su Facebook. Lei forse capirà di che cosa si tratta, perché in queste ore magari c'è un po' di turbolenza sulla sua pagina Facebook. Cioè il signor Brachetti, non so se lei è al corrente, è stato derubato del portafoglio a Lugano. Sì. E ha esternato sulla sua pagina Facebook che neanche a Napoli accade una cosa del genere. Non gli è accaduta neanche a Napoli. Ora, questo mi sembra un luogo comune assolutamente fuori luogo, che squalifica il personaggio in quanto ha un vasto pubblico e non si rende conto che tra questo vasto pubblico c'è una buona fetta anche a Napoli. No, si rende conto perché l'Augusteo lo riempie sempre anche per 10 giorni. Scusa se mi intrometto, ecco. Assolutamente sì, quindi io vorrei capire perché personaggi di questa levatura internazionale cadano in questi passi falsi e fondamentalmente non richiedere delle scuse, perché sarebbe carino se Arturo, che ho avuto il piacere di conoscere, almeno scrivesse su Facebook: chiedo scusa, è stato un momento di debolezza, non mi sono reso conto di quello che ho detto, perché qui si tratta veramente di boicottare Arturo Brachetti in campagna, caro signor Passoni. E noi ci riusciamo, e noi ci riusciamo a boicottarlo, perché siamo un po' stanchi di essere citati sempre per cattivi esempi, ha capito? Uh-huh. Perché signor Passoni, dica pure. Rispondete in merito su Facebook. Rispondiamo su Facebook. Allora dica Arturo Brachetti, dica al signor Brachetti che quando tornerà a Napoli nella prossima stagione, sì, probabilmente troverà il Teatro Augusteo vuoto. E se ci impegniamo, glielo giuriamo che lo facciamo. Va bene. Va bene? Va benissimo, io le chiedo una cortesia, se possibile mi mandi due righe via fax o via mail e le giriamo al signor Arturo Brachetti, in maniera che vi darà una risposta personalmente. Non aspettiamo altro, veramente lo sto anche difendendo, non mi rendo conto del perché abbia scritto una cosa del genere. Buona giornata comunque. Assolutamente, grazie. Mandi pure una mail. Buona giornata, grazie. Forgione, Sigrusso. Sei partito in quarta alla grande tu. No, io a un certo punto, allora, devi sapere che io purtroppo ho un problema, io combatto con l'altro me stesso, cioè un me stesso che fa la radio e fa il professionista, tutto bello, così c'è. Poi c'è un altro invece che viene a secondigliana, che non capisci niente, bello e buono, capito? Questo è il problema. Grazie Forgione! Ma grazie a te, Gianni. Ciao, ciao! Alla prossima!